Di solito il calcio di agosto non conta molto, quest'anno però è diverso visto che ci saranno 4 partite questo mese, quindi agosto conterà e come. In questo video parlerò dei 4 giocatori del Milan da cui mi aspetto un inizio super, visto che mi hanno impressionato in un poco in queste amichevoli estive. Ci saranno 2 conferme, un nuovo acquisto e un giocatore che a inizio mercato avrei volentieri ceduto, ma che ora devo ammettere mi sta invece stupendo. Partiamo da Theo Hernandez, forse il giocatore migliore di queste amichevoli. Parlare di Theo senza diventare ripetitivi è difficile, visto che ormai diciamo le stesse cose da ormai 3 anni. Certo, alla prima ammonizione o alla prima espulsione torneremo a dire che ha una testa calda, ma poi la partita dopo lui tornerà a spaccare il mondo facendo le sue solite cavalcate, quindi noi di nuovo ci esalteremo. Theo è stato indomabile anche quest'estate, ma come sempre ha aggiunto qualcosa al suo repertorio che piano piano sta diventando infinito. 2 anni fa partiva con una certa costanza, ma soltanto l'anno dopo ha iniziato a farlo ancora di più. Lo scorso anno ha imparato a difendere meglio, è diventato rigorista e ha iniziato a giocare più centralmente in alcune fasi della partita. Quest'anno, oltre ad aver già mostrato tutte queste cose, sta ulteriormente allargando il suo raggio d'azione, e in queste ultime amichevoli di fatto è stato spesso un trequartista, visto che partiva palla al piede dal centro del campo alla Kakà per intenderci. È un paragone improprio, ma in realtà no. Theo in questo precampionato mi è parso davvero assatanato, con una carica e una sicurezza di sé che sono sempre state immense, ma che forse con lo scudetto si sono ancora di più rafforzate. E in realtà la stessa cosa vale per tutta la squadra, ma di questo parleremo più avanti. Theo corre, subisce falli, secondo me si tuffa un po' meno del solito, fa assist a ripetizione, riesce a trasformare momenti piatti della partita in chiare occasioni da gol. Al quarto anno di Milan in realtà Theo non ha più nulla da dimostrare. Tutti abbiamo capito che è uno dei migliori terzini in circolazione e uno dei migliori giocatori del Milan. Tutti lo abbiamo capito, però forse c'è uno step successivo che Theo può compiere. Forse ora è il momento che questo ragazzo entri a tutti gli effetti nella stretta cerchia dei giocatori più forti del mondo. Per me lo è già, ma sono milanista e quindi non conto. In un anno in cui sembra voler partire a mille, tutto è possibile. Ci sarà il mondiale, ci sarà una Champions che speriamo il Milan giochi meglio rispetto allo scorso anno. Io mi aspetto che Theo segni ancora di più degli anni precedenti e francamente credo possa fare anche 10 gol in campionato, visto che ne ha fatti 6, 7 e 5, ma appunto stavolta mi pare ancora più lanciato. Forse esagero se mi aspetto da Theo una stagione degna di uno dei migliori giocatori del pianeta, ma non posso farci niente, perché per me Theo è uno dei migliori giocatori del pianeta. Un altro giocatore che mi ha impressionato, ma che non è una sorpresa, è il collega di Theo, il buon Rafa Leão. Come nel caso di Theo c'è poco da sorprendersi. Rafa in questi anni è stato un po' meno costante di Theo, ma l'anno scorso è stato pazzesco. È logico attendersi che possa fare bene anche quest'anno, ma come nel caso di Theo ho avuto la sensazione che la vittoria dello scudetto possa averlo sbloccato ulteriormente. Non so se Rafa possa fare 15-20 gol e comunque già riconfermare i numeri dello scorso anno sarebbe tanta roba. Allo stesso modo però penso sia impossibile non credere che possa fare ancora meglio, visto che l'anno scorso appunto ha ottenuto questi risultati simili al primo anno buono. Il miglior giocatore dello scorso campionato davanti a sé le stesse sfide di Theo, anche se forse per Rafa sono ancora più stimolanti. Rafa gioca in una nazionale che potenzialmente potrebbe arrivare in fondo, ma il posto da titolare ancora deve conquistarselo e non sarà facile. Rafa deve poi confermarsi dopo essere stato votato appunto come l'MVP della scorsa stagione. In più deve rinnovare il contratto e purtroppo per noi ogni volta che fa una buona partita volendo potrebbe chiedere qualcosa in più a livello economico. Potrebbe però, non so se gli interessi davvero. La fascia composta da Theo e Leao è alla stagione della conferma, perché soltanto l'anno scorso sono stati entrambi titolari inamovibili. Dalle amichevoli estive sembra che i due siano già belli in palla e un sacco di volte nel corso di quest'estate hanno dato l'impressione di essere infermabili. Due giocatori così forti che vanno così veloce è difficile averli nella stessa squadra. Noi li abbiamo addirittura sulla stessa fascia e molto della nostra stagione passerà proprio da lì. Se entrambi giocheranno tutto l'anno con la stessa energia che hanno mostrato a luglio e agosto, allora ne vedremo delle belle. C'è poi il terzo giocatore che mi ha impressionato e in questo caso ci sta. Adli fino a un mese fa non l'avevo mai visto giocare. Ora l'ho visto giocare 5 o 6 volte e se è vero che non posso dare giudizi affrettati, è anche vero che mi ha fatto una grandissima impressione. A prima vista la qualità di Adli sembra davvero ottima, ha già capito come muoversi nel sistema di Pioli e ha già servito a diversi assist. Praticamente svaria in tutta la metà campo avversaria senza dare punti di riferimento, ma poi sembra sempre trovarsi nel posto giusto al momento giusto, come quando contro il Wolfsburg ha segnato il tap in vincente. Non so se Adli possa essere titolare inamovibile in questo Milan e con l'arrivo di CDK non so neanche quanto giocherà, ma forse sono già al punto in cui non riesco a immaginarmelo un Milan senza Adli. C'è infine l'ultimo giocatore che mi ha abbastanza impressionato, anzi sorpreso, il buon Ante Rebic. Prima di parlare di Ante però devo fare un paio di menzioni speciali. In primis c'è Messias, che ha segnato pressoché sempre e quindi bisogna fare molta attenzione nei suoi confronti. C'è poi Kalulu, che avrà fatto 2 errori in tutto il precampionato, e infine Giroud, e come Messias ha segnato sempre. Se continuo con le menzioni finisce che le dico tutti, quindi passiamo a Rebic. Io è da inizio estate che penso che la sua avventura al Milan sia terminata e lo avrei venduta una 15ina di milioni se fosse arrivata l'offerta giusta. Non so se siamo arrivati a un'offerta, ma devo ammettere che il Rebic visto in queste amichevoli mi ha fatto abbastanza ben
ben sperare. Corre un sacco, dialoga coi compagni, svaria su tutto il fronte d'attacco e segna. Sembra il Rebic che abbiamo visto per due volte in questi tre anni, nei gironi di ritorno, ma che però abbiamo rimpianto nel resto del tempo. Non so se Rebic sia davvero carico al 100% e se durerà per tutta la stagione, ma il modo in cui ha iniziato l'estate è decisamente incoraggiante. Pioli parla sempre bene di lui e so che tantissimi tifosi stravedono per lui, per le sue qualità e per il suo modo di fare la punta. A me piace come giocatore e gli riconosco delle ottime qualità che però non escono spessissimo. Dopo tre anni l'ho inquadrato come un giocatore non inquadrabile. Un giorno ti può risolvere la partita, ma quello dopo può diventare irritante e sbagliare pressoché tutto. Quest'estate sembra aver messo la quinta e forse ce la vuole mettere davvero tutta per far dimenticare una stagione che ha portato al Milan lo scudetto, ma che per lui è stata negativa. Tenere Rebic non è sbagliato e spero che davvero Ante giochi così tutto l'anno. L'anno scorso anche nelle amichevoli estive non aveva iniziato benissimo, almeno stando alle pagelle che ho riletto quest'anno. Quest'anno quindi forse la musica sarà davvero diversa, vedremo. Io me lo auguro e di certo l'Ante Rebic visto fin qui mi ha impressionato. PS, per quanto riguarda De Ketelaere ho visto troppo poco per esprimere qualsiasi tipo di opinione, ma la tripletta alla pergolettese schifo non fa come biglietto da visita. E sì, ho ripetuto il nome 30 volte dopo aver visto il video, quindi credo si dica De Ketelaere. Però vedremo, sicuramente ho sbagliato.